Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video andiamo insieme ad installare OpenHub 5 in versione preview. Non so se lo sapete o meno, ma è già uscita la versione 5, ovviamente in versione preview, quindi è una versione proprio in corso di sviluppo, infatti è nel branch snapshot delle release, però è già un qualcosa che si può installare e vedere cosa succede. Io ho voluto fare una cosa di questo genere, non ho neanche cercato di fare un upgrade della mia configurazione, eccetera, ma ho voluto solo installarla, vedere appunto se partiva e se ci fossero, diciamo, dei cambiamenti abbastanza evidenti a un primo colpo d'occhio. Quindi andiamo insieme ad installare la versione con Docker, in questo modo possiamo installarla in parallelo all'attuale versione 4.3. Solo una piccola accortezza, la versione 5 è compatibile solo con i sistemi a 64 bit, quindi è necessario avere un sistema operativo compatibile con l'architettura a 64 bit. Il mio attuale Raspberry 4, durante l'ultima, diciamo, reinstallazione che ho fatto, ho installato la versione a 64 bit del sistema operativo proprio perché ero curioso di testare come OpenHub potesse funzionare. Ad oggi devo dire che non ho notato nessun tipo di problema e quindi ho il sistema pronto per la versione 5. Eccoci sulla pagina dei download di OpenHub e come potete vedere è apparsa vicino alla versione stable 4.3. Tra l'altro c'è stato un aggiornamento molto molto di recente che ha portato la 4.3.1 alla 4.3.2. Abbiamo la snapshot 5.0.0, che è possibile installarle in tutte le modalità. Ovviamente bisogna avere un sistema compatibile, che vuol dire che la versione di Java supportata è la Java 21 e l'architettura del sistema operativo deve essere a 64 bit. Per il discorso Java 21, diciamo che la versione di OpenHub 4 dovrebbe essere compatibile, quindi se uno vuole aggiornare la Java 17 e la Java 21 non dovrebbe avere problemi. Per il discorso 64 bit, invece, è necessario proprio reinstallare il sistema su un processore a 64 bit. Ad esempio, io sul Raspberry 4 ho fatto questa cosa forse un annetto fa, quando ho reinstallato il sistema per aggiornarmi OpenHub, ho voluto provare la versione a 64 bit. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Quindi adesso ho il sistema pronto. Però per evitare di andare in conflitto con l'attuale versione, visto che lo installo sullo stesso Raspberry, voglio utilizzare Docker, in questo modo posso installarla totalmente in parallelo senza che le due istanze si diano fastidio. In questo modo risolvo anche il problema della Java, perché sull'attuale versione ho la Java 17, avrei dovuto aggiornarla alla Java 21, rischiando, anche se sembra che sulla carta sia totalmente compatibile, comunque rischiando che qualcosa dell'attuale OpenHub potesse non funzionare correttamente. Quindi ho deciso di utilizzare Docker, abbiamo la versione 5 anche su Docker. E qua abbiamo le solite istruzioni di installazione su Docker. Quello che possiamo andare a vedere è se effettivamente sull'hub di Docker troviamo l'immagine già pronta per OpenHub 5.0. Passiamo quindi all'hubdocker.com e cerchiamo OpenHub. Scegliamo l'immagine originale e andiamo a vedere se nell'elenco delle versioni abbiamo anche la 5. Versioni 4.3.2, 4.2.3 e 5.0. Quindi è stata creata l'immagine già per la versione 5.0. Quindi per fare questo dovremo andare a utilizzare Docker andando a scaricare l'immagine che si chiama 5.0.0 snapshot. Possiamo andare a vedere all'interno dei tags di Hub Docker che versioni abbiamo a disposizione. Possiamo cercare qua 5.0.0. Abbiamo Snapshot Alpine e Snapshot Debian, che sono i due sistemi operativi su cui si basano le immagini, e poi la snapshot normale. Io andrei a installare la snapshot normale che, se non ricordo male, dovrebbe andare su Debian. E come vedete, le architetture supportate sono o AMD 64 o ARM 64, quindi processori a 64 bit. Torniamo pure sulla parte di overview e andiamo a
vedere come installare la nostra immagine in maniera abbastanza rapida. Quindi io utilizzerei i name and volumes perché così è più semplice, e utilizzerei anche il compose file, quindi utilizzando Docker compose. In questo modo noi scriviamo un file, non funziona il link, vabbè, andiamo giù a mano. In questo modo noi scriviamo un file dove ci sono dentro tutte le configurazioni della nostra immagine, del nostro container. Eseguendo tra virgolette questo file, andiamo a creare il container e lo mandiamo in esecuzione con tutte le opzioni specificate. Quindi io partirei da questo, che utilizza i named volume. In questo modo i named volume, non so se sapete cosa sono su Docker, comunque sono dei volumi che mappano delle cartelle all'interno dell'immagine senza specificare uno specifico percorso nel sistema operativo host, ma vengono creati in una cartella gestita da Docker e sono referenziate da un nome logico. Quindi io mi copierei questa struttura di file e adesso andiamo sul Raspberry, creiamo il file e lo lanciamo con Docker Compose. Eccoci sul nostro Raspberry, entriamo come amministratori e spostiamoci in una cartella in cui io normalmente gestisco le varie cose di Docker. Mi creo una cartella OpenHub 5, ci entro dentro e qui dentro vado a creare il file Docker Compose XYML, che sta per YAML. In questo file vado ad incollare il sorgente del file che avevamo trovato nella documentazione. Dobbiamo solo cambiare il nome dell'immagine, che è la 500-snapshot. Io tolgo il network mode host perché non voglio che le porte di rete vengano mappate direttamente sul sistema operativo host, ma qua lo sostituisco con la mappatura delle porte, quindi ports. Mappiamo la porta 8080 di OpenHub sulla 1.8080 dell'ambiente host. In questo modo non andiamo in conflitto con l'attuale OpenHub. Poi abbiamo la gestione dei volumi. I primi due sono semplicemente dei link a dei file locali per far sì che sia il fuso orario che l'orario siano corretti anche nel container. E poi abbiamo i tre classici volumi di OpenHub che si usano nelle varie immagini Docker di OpenHub, che mappano la cartella addons, la cartella conf e la cartella user data. Questi volumi sono named volumes, quindi sono volumi che hanno un nome logico e che mappano poi una particolare cartella del file del sistema operativo host gestita da Docker. L'unica cosa che faccio è che li chiamo OpenHub 5, in questo modo li identifico facilmente. Le altre opzioni di ambiente le lascio così come sono, e nella sezione volumes qua sotto, che è quella dove vengono creati veramente i named volumes, cambio il nome e gli metto il 5. Fatto questo, salviamo il file e se non abbiamo fatto errori, con docker compose app -d, che vuol dire che va in background, dovremmo scaricare l'immagine, creare il container e mandarlo in esecuzione. Ok, adesso ovviamente l'immagine è la prima volta che la uso, quindi non l'ho mai scaricata, quindi adesso ci va un po' di tempo perché se la scarichi in locale poi viene creato il container e viene mandato in esecuzione. Ci vediamo poi alla fine del download. Bene, il download ha finito e sono state create anche i volumi, la rete e il container, quindi sembrerebbe essere tutto a posto. Proviamo a fare un docker ps e abbiamo, oltre ai miei classici container già in esecuzione che sono influxdb2, portainer e moschitto, abbiamo anche OpenHub 5. Quindi detto questo, in teoria sulla porta 1.8080 del mio Raspberry dovrei raggiungere l'interfaccia di OpenHub 5. Prendiamo il browser. Qua sono sul mio Raspberry porta 8080, quindi questa qui la carico. Se vado a vedere in aiuto informazioni, sono sulla mia attuale versione 4.3.2, quindi come vedete nessun tipo di conflitto, sembrerebbe che tutto funzioni al meglio. Cosa faccio adesso?
cambio la porta e gli metto la 1.8080. E vedete che parte la versione di Open Hub, quella che abbiamo appena installato, perché mi chiede il setup iniziale. Quindi io qua vado a mettere informazioni, creo l'utente, amministratore. Lascerei perdere per adesso la configurazione, tanto mi serviva solo sapere se l'installazione andava a buon fine, se partiva. Ed ecco che ho la mia versione di Open Hub 5. Andiamo a vedere se effettivamente è la 5. Sì, è la 5. Ovviamente sarà tutto vuoto, così a primo acchitto sembrerebbe tutto uguale, ma graficamente non mi aspetto grandissime sorprese, più che altro sul funzionamento. Bene, direi che per questo video possiamo fermarci qua. Quindi siamo riusciti ad installare Open Hub 5 su un sistema operativo a 64 bit in cui sta già girando un'istanza di Open Hub 4. Abbiamo utilizzato Docker, quindi siamo riusciti in maniera molto molto semplice a gestire le due istanze in parallelo. Ovviamente le abbiamo pubblicate su porte diverse, ma questo è assolutamente necessario se devono stare sullo stesso ambiente. Adesso l'istanza è totalmente pulita, abbiamo visto che non c'è praticamente niente perché io non ho effettuato nessun tipo di migrazione dalla mia attuale versione. Il prossimo step che posso provare, così più che altro a titolo didattico, perché l'attuale versione 5 è veramente in uno stato che non è propriamente utilizzabile per un ambiente standard, però la curiosità di vedere come si comporta anche con una configurazione esistente è tanta. Poi voglio dire, con Docker è tutto molto molto semplice da gestire, quindi si può anche facilmente ripartire da zero. Quindi la prossima prova che farò sarà quella di prendere la mia cartella di configurazione, metterla all'interno della cartella di configurazione dell'Open Hub 5 e vedere cosa succede. Vediamo se riesce a tirarsi su tutti gli item, tutte le things, tutti i channel che io ho già creato, se mantiene il modello semantico e che tipo di errori invece vengono fuori, soprattutto su un discorso di binding, di versioni, eccetera. Quindi per chi è curioso di vedere come si comporta la versione 5 su una configurazione esistente riportata dalla 4, attenda il prossimo video che a breve uscirà e farò vedere quello che mi succederà con la mia attuale configurazione. Per adesso vi ringrazio, siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!